Dopo 12 turni di campionato, il duello del Palaverde di Villorba tra i Mocovolle Conigliano e Unity Work Booster Sizio, in programma Santo Stefano, costituirà la perfetta conclusione del girone d'andata di regular season. Pantere Farfalle, infatti, sono fin qui le leader incontrastate del campionato di Serie 1 femminile e anche nella 12esima giornata ottengono due successi netti. Le gialloblu di Daniele Santarelli, prima in classifica 33 punti, piegano il Bisonte Firenze al Mandela Forum con i 17 punti di Egonu e i 5 muri di Ogbogu, mentre le bustocche di Stefano Lavarini superano in 3 set piuttosto lottati la Lardini Filottrano, con i 16 punti di Capitan Gennari, che mantengono così le biancorosse in scia alle gialloblu a 3 lunghezze di distanza. Dietro il 2 di testa, a 7 punti dalle bustocche, si intensifica la lotta per la miglior posizione possibile al termine del girone d'andata, che definirà la griglia dei quarti di finale di Coppa Italia. La Igor Gorgonzola Novara, vincitrice con un rotondo 3-0 sulle più Pomica San Maggiore nell'anticipo del sabato, è ora terza a 23 punti, mentre le Rosa, rimaste a 22 lunghezze, sono raggiunte e scavalcate in virtù del numero di vittorie ottenute dalla Savino del Bene Scandicci, che approfitta del turno casalingo per imporsi per 3-0 sulla Banca Valsabbina Millennium Brescia, con Elena Pietrini top scorer dell'incontro. A contatto del quarto posto c'è anche la Sougella Monza, subito dietro a 21 punti, capace di sopraffare per 3-0 la Bartoccini Forti Infissi Perugia al Palabarton, con Mainers e Ortolani che chiudono con percentuali di realizzazione superlative. In ottica Coppa Italia, assai significativo il successo della Reale Mutua Fenerachieri, che batte per 3-1 la Zanetti Bergamo e la sorpassa in classifica, assestandosi all'ottavo posto a 16 punti e tenendosi tra le mani il proprio destino, con le aerobiche ferma 15. Si rialza nelle retrovie la Bosca San Bernardo Cuneo, che a Caserta batte per 3-1 la Golden Tulip Uvalalto 2.0, riuscendo così a trovare 3 punti d'oro e al tempo stesso staccare le ultime due posizioni della classifica, con protagonista della sfida Liz Vanelli, autrice di 27 punti. Sì, diciamo che dopo la partita di Conegliano, che per carità tutti i meriti a loro, però una sconfitta così bisognava ritirarsi un po' su in vista di queste due partite che per noi contano abbastanza. Oggi direi che ha vinto la squadra, il palazzetto c'era un clima fantastico, quindi le MVP sono un po' tutti.